questa sezione il fiume sarà sui 200-300 metri. Nel 2000 la grande piena, questa sezione era 5-6 km di larghezza, perché andava dall'argine maestro all'argine maestro, quindi dagli attuali 1300 metri cubi al secondo eravamo a 12.000 metri cubi al secondo, e lì allora la portata diventa un fiume tipo un fiume amazzonico, un fiume tropicale. Poi è ancora lì maccioso, vedete, perché in giorni scorsi è piovuto e continua ad avere dei temporali a monte, quindi si trascina un po' di limo, un po' di caolino, di argilla. Fa bene perché la depurazione dell'acqua, quando il fiume, un fiume come il Po corrente libera, tutti i fiumi, ma il Po corrente libera non bacinizzato, trasporta il solido, fa da filtro naturale, e quindi è importante. La fauna ittica è aumentata negli ultimi anni, abbiamo migliorato molto la qualità dell'acqua, quindi un indicatore biologico che ci conferma lo stato di salute del fiume. E io, Giuliano, tutti i 40 anni, quindi 120 anni tra, abbiamo prestato servizio all'autorità di bacino e al magistrato del Po, quindi il fiume c'era nel mio DNA, diciamo, il Po. Poi un'altra cosa che vi devo dire, adesso non è che voglia, sono stato 3 volte campione del mondo, d'Europa 3 volte, 7 italiano, di motonautica, Cina, Giappone, America, Sudafrica, dappertutto ho gareggiato. Mi ha premiato Pertini, mi ha premiato Berzo, perché il primo titolo l'ho vinto in Italia, e guarda caso in quel periodo c'era proprio in quel giorno ad Auronzo di Cadore, tutto in diretta Rai, tra l'altro una cosa bellissima. Berzo era in vacanza, mi ha voluto premiare con la corona d'alloro, è stata una cosa bellissima. In questo fiume la mia velocità, ve lo dico, ma non sono balle, è tutto dimostrato, nella Pavia Venezia del 1991, quindi 30 anni fa circa, domani c'è la Pavia Venezia che è cambiata molto. Io nel 91 ho fatto dei tratti su un po' 250 km orari, avevo un Lamborghini da 1000 cavalli. quindi avevo il record al momento. Poi male, il Po è più bello visto dal battello, e vi saluto e ci vediamo la prossima volta.